Buongiorno, benvenuti. Tanto Nicola conosce. Ciao Iole, vi volevamo dire una cosa, che questa rottura di scatola dei consigli nazionali con Silleoni sarà l'ultimo questo, perché dopo che ci ha invitato a me e a Cruciani verrà chiuso, perché quello che diremo noi questa mattina nella Zanzara d'Azzurro, come funziona? Ci dobbiamo funziona, tenere? Funziona o che facciamo... introduci tu come al solito perché non ti sei preparato, io che sono quello più secchione poi farò... Ma Silleoni è un pazzo. No, Silleoni è pazzo perché tu nell'anticamera dietro mi hai detto tutti i liberali veri si drogano molto. Ha cominciato così a dirmi. Perché no, lui perché? Questa mattina è esaltato dal fatto, vi racconto questa cosa, è arrivato qui, non gliene frega niente di essere qui, e ha detto, no scherzo ovviamente, ha detto che, ah oddio, mi ha ripostato, ritwittato, rixato Javier Milei, il presidente dell'Argentina. Cioè il presidente dell'Argentina, che è vero, non è una balla, ha rimesso su X una roba che lui ha pubblicato sul suo sito. E dunque lui oggi è in brodo di giuggiole, per te è meglio di 10 amplessi, 10 orgasmi, sì, cioè qualsiasi cosa, cioè una roba pazzesca, cioè, ho capito, ma vi capita a voi di essere ripostati al presidente dell'Argentina, quello di Afuera, del motosega eccetera, quello ha ripreso il pezzo, l'ha rimesso sul suo coso, io sono orgogliosissimo perché... Sì, no, ma fai bene. E dunque, diciamo, il prossimo intervistato preferito di Nicola Porro in tutte le sue versioni, da Atreju fino a Quarta Repubblica fino ai congressi di non so quale associazione, sarà dopo Musk anche Milei. Esatto. Tu mi hai detto sicuramente si droga lui, perché come Musk c'ha, no? L'aria drogata. Ma perché? Ma non è normale. Ma perché? Non è normale. C'è uno che fa Afuera con la motosega, diventa presidente dell'Argentina, cioè non è lucido. Poi tu hai detto questa frase qua, tutti i liberali veri si drogano come pazzi, che era uno scherzo o era vero? Non lo so, adesso non me lo fai dire. Sto cercando di fare l'intervista. Tu non gli hai fatto, cioè sul palco di Atreju, dove lui ha intervistato, che è il congresso, come voi sapete. Oh, Madonna, che palle. No, ma perché le cose bisogna dirtele, perché altrimenti siamo d'accordo sempre su tutto. Tu non gli hai fatto la domanda, perché lei è qui in un posto dove pensano che la progressione assistita e l'utero in affitto sia un crimine e dove lei, se passasse la legge, dovrebbe essere arrestato, perché lei è venuto qui in un partito che vuole il suo arresto se lei, no, se passasse la legge sulla hai ragione, perché non gliel'hai fatto, avevo detto questa domanda per non metterlo in difficoltà. No. Perché? No. Perché in realtà ho sbagliato, perché prima gli ho detto ma scusa, ma spiegami sta roba delle canne, gli avevo detto 2000 volte, perché l'unica cosa vera sulle droghe di Musk è che lui va a una trasmissione radiofonica e si fa un cannone, e lui gli dico ma vai a una trasmissione radiofonica, vai nel podcast più ascoltato in America e nel mondo, che è il podcast di Joe Rogan. No, vabbè, comunque, vabbè, insomma, sono robe tecniche. Allora io gli dico ma come ti viene in mente di farti un cannone, non mi sembra un bel, cioè sì. fatti i cavoli tuoi. E lui mi ha detto no, io mi sono fatto un cannone perché volevo provare, e ho capito che, e me l'ha detto più volte perché gli avevo chiesto appena era venuto, mi ha detto guarda, senti, se c'è una cosa che non serve assolutamente nulla, è molto sfigata, proprio ha usato questo termine in inglese, è farsi le canne, perché non è produttivo. Cioè lui è un pazzo anche da questo punto di vista. Ha detto io quella roba lì l'ho voluta, l'ho provata, ho capito che ti rintrona, che non riesco a essere produttivo, non mi piace, mi fa orrore. Quindi io avrei... Ti escludi il fatto che lui si faccia tutte quelle cose che scrive Wall Street Journal, sì, sì. Cioè chetamine, cioè... No, non escludo che lui, allora non ci ho parlato su questo, escludo sicuramente che lui quelle cose, non escludo che lui abbia potuto provare qualsiasi cosa, così come ha fatto quello, però escludo che lui lo faccia oggi, anche perché lui, essendo un fornitore della NASA, l'ho già detto e me l'ha detto lui, essendo, avendo un contrattino da 1.000 miliardi di dollari con la NASA che fa i razzi per fargli arrivare i satelliti, lui ha un obbligo di controlli settimanale antidroga, quindi lui c'è da una parte la chetamina, dall'altra 1.000 miliardi, siccome non è del tutto scemo, quei 1.000 miliardi se li vuole tenere a casa. E poi soprattutto questo racconto che hanno fatto i giornali italiani, straordinari, oggi faremo una rassegna stampa, diciamo, dei giornali. Allora voi mi dovete spiegare una cosa, i manager raccontano, i giornali italiani sono disperati perché lui arriva rintronato alle riunioni, i manager sono disperati perché lui si fa decocaina, chetamina e tutto quanto, i manager sarebbero così disperati perché nel 2023 la sua ricchezza personale, che è basata soltanto sulla valorizzazione di borsa delle sue società, è aumentata di 91 miliardi di dollari. Vabbè, 91, no, quello che voglio dire, se lui è così rincoglionito quando fa le sue riunioni, evidentemente conviene che lo sia, allora, se fa 91 miliardi di euro, cioè dollari. Il punto fondamentale è che lui commette degli errori drammatici, cioè dice cose che non sono politicamente corrette. Ma non gliel'hai detto. Nel mondo... no, ma questo non gliel'ho detto, però tu che sei figlio di quella cultura, che ami la Cortellesi oggi sul che ami poi il politicamente corretto, io, non dici parolacce, che sei un fan di Barisoni, questa roba qua, tu adesso non dirai più una parolaccia e non e mi difenderai la Cortellesi, perché oggi c'è un pezzo della Cortellesi. Sì, sì, noi iniziamo da quello oppure no? Iniziamo dal fondo o iniziamo dalla destra? No, la Cortellesi è stupida. In fondo però, iniziamo da, o vuoi subito la Cortellesi? Io voglio andare sulle cose Quante volte possiamo dire
la parola cazzo, perché mi risulta che ieri un signore che fa, no, un signore che fa il vice direttore della radio dove lavoro, dai, su, smetti, di nome fa Sebastiano, di cognome Barisoni, abbia pronunciato la parola cazzo credo 6-7 volte, crucianizzandosi in maniera radicale. Ora io capisco, caro Barisoni, che uno debba conquistare su un pubblico nuovo, però la tua cifra non è quella là, cioè, non è quella del cazzo, quella è la mia cifra, io lo faccio spontaneamente, se uno lo deve fare forzatamente è meglio che non lo faccia. Sono d'accordo. Ma comunque questo è un altro discorso ed è una cosa internos. Giornali di oggi. Cominciamo dalla Cortellesi, che dici? Sì, no, io la devo sapere. Ma perché? Perché non lo sapevi nemmeno, hai fatto oggi la zuppa senza sapere. No, mi fa impazzire, tu parlane, poi ti dico che perché mi fa impazzire. Allora ragazzi, iniziamo subito con questa cosa qua. Il politicamente corretto che fa schifo credo a tutti, purtroppo non fa schifo al mainstream, a chi fa i giornali, a chi fa, diciamo, i giornali generalisti, non fa schifo spesso alle aziende, dove mandano delle mail allucinanti ormai. Tutte le aziende cominciano a mandare delle mail con l'asterisco, con la... No. Con gli asterischi. Sileoni, anche te? Dove è Sileoni? Ma sicuramente anche la Fabi si adeguerà. Tu ti se si adeguato. Adegua la Fabi, noi saremmo i primi a dirlo, a sputtanare sì, la Fabi, come, sì, certo. Come la Fabi in tutto il mondo. Certo. Se vi arriva una mail, soprattutto quando bisogna assumere le persone, senza il plurale, senza il maschile, senza il femminile, quella roba lì sarebbe da portare al pubblico ludibrio. Invece tutti si esaltano dicendo che c'è l'inclusività. Questa parola inclusivica, che non vuol dire un cazzo, primo cazzo del giorno. Contateli, per favore, cercherò di essere limitato, ma non vuol dire niente, vuol dire qualcosa la parola inclusività. La inclusività è nei fatti, uno assume le persone capaci, non in base al fatto che sono gay, che sono neri, che sono bianchi, che sono gialli. Che ce ne frega a noi con chi va a letto qualcuno? Perché ci deve importare con chi va a letto qualcuno che preferenze sessuali ha? Siamo al mondo della follia, cerchiamo di non copiare le cose più folli che avvengono negli Stati Uniti, perché lì siamo alla pazzia più totale. Cosa deve portare a casa un sindacato? I soldi, oh, a casa. Un contratto, i soldi, non la schwa. E Fabi è una pippa perché non porta manco i soldi. No, l'ha portati, l'ha portati. L'ho fatta a mi dicono che ma mi è dico... ovvio. Poi, ieri mi chiama Barisoni e mi dice: sai che hanno portato a casa 400 rotti euro? Beh, sono contento per loro. Certo. Poi ho detto un po' di parolacce, ho detto, vabbè, comunque lasciamo perdere. No, ma il punto vero Paola Cortellesi, però fatemi fare questa aggiunta perché c'è l'abbiamo, down, dai. Perché ce l'abbiamo su questa cosa. Si perde l'obiettivo vero di quello che devono fare le università, come vedremo tra poco, devono fare sì, i sindacati, giusto. Eccetera. Cioè stiamo a pensare alla correttezza politica, che costa zero mettere quella cosa, e non alla contrattuazione o ai soldi che servono veramente. Pensate ai diversi sindacati, pensate ai diversi politici e pensate cosa portano a casa sull'un campo o sull'altro campo. Questa è una cosa fenomenale. Quindi il politicamente corretto non è una cosa che solo dà fastidio a noi, è il grandissimo alibi che nasconde l'incapacità di portare a casa un risultato. Questa è una cosa fondamentale. Allora, Paola Cortellesi, vai. Leggo sulla stampa di oggi. Paola Cortellesi, queste fiabe sessiste. Ah. Le fiabe sessiste. La Luis, questa è la cosa forse più interessante. Io qua godo come un ricco. E tu vai ai pazzi. L'attrice e regista da record ha inaugurato l'anno accademico della Luis. L'anno accademico. Una volta inaugurare l'anno accademico della Luis, iva il presidente della Repubblica! Vabbè, lasciamo perdere, dai. No, non elimino. Con un monologo sugli stereotipi contenuti nelle favole più conosciute. Allora, qui siamo veramente all'americanizzazione più totale. Cioè, perché qui siamo a livello che la... ovviamente la Luis fa benissimo a invitare chi vuole. No. Libertà. No. Beh sì, dai. No. Non mi puoi far attaccare la Luis. Io, non sì. posso, io per Costituzione non posso attaccare. C'è un diagramma che mi ha spiegato Sapelli, che voi conoscete, Sapelli. Mi dico Giulio Sapelli. Ha messo in relazione l'andamento del PIL con il numero dei laureati della Luis. Più aumentavano i laureati della Luis, più diminuiva il PIL in Italia. Ma no, adesso questo... Sì. A questo... Chiedete questo a Sapelli. Sapelli prendo... è uno storico dell'economia. Lui l'ha preso sia il grafico della luce sia della Bocconi. No, lui ce l'ha con la Luis perché non ha mai insegnato la Luis. Ma no. È la solita cosa di Sapelli, dove non insegna attacca. Cioè, Sapelli è una persona talmente piena di sé, una volta gli ho detto... Non è vero. No, sì, ma è uno straordinario professore. Eravamo a una cosa di Confindustria ad Ancona insieme, no? Io, Sapelli e Parenzo, era stupito dal fatto che ci fossimo io, David e lui a parlare di cose serie o semiserie. Infatti l'abbiamo buttata in bacca subito. Allora, ho chiesto a Sapelli, che è uno germano, uno che sa il tedesco come l'italiano, e scusi, ma in Germania però c'è una cosa straordinaria che non ha l'Italia. Lui dice... detto io un po' per drammatizzare una discussione che stava diventando noiosa, c'è la legalizzazione della prostituzione. Cioè, ci sono i bordelli dappertutto in Germania, paese anche religioso e tutto. E lui non sapeva questa cosa qua. E appena gli ho chiesto invece se avesse mai frequentato quell'azienda, è rimasto un po' così perché c'era la moglie in tribuna, doveva essere un po' così. Però sì, povero Sapelli, è stato messo in mezzo. Comunque ragazzi, torniamo, perché mi fai deviare, mi fai parlare male della Luis? La Luis è una grande istituzione culturale italiana, ha invitato la Cortellesi, e secondo me non sapendo... L'anno accademico della Luis nel passato era fatto da professori, da premi Nobel,
da presidente. Ma sì, avranno invitato anche quelli, non lo so, adesso prima ho fatto una battuta, ma avranno invitato anche quelli. La cosa assurda ma è che prendi un'attrice che è fantastica, straordinaria, vado a vederla al cinema, eccetera, per raccontare politicamente corretto. È vero, perché non ci vai. Tutte cazzate. Però tutto quello che ti voglio dire, ma tu inviti a dei ragazzi, cioè il segnale. Se tu hai tempo per andare con tutte le cose da fare, hai tempo per andare a vedere la Cortellesi al cinema. Vabbè, lascia perdere. Ma questo nemmeno pagato ci andresti, tu sì, forse pagato sì. Sì, pagato faccio qualsiasi cosa. E il punto è un altro. Il punto è che il punto è veramente, io lo metto da un punto di vista ideologico, la stampa di oggi, la Luis, il tema dei professori, cioè tu fai andare a inaugurare l'anno accademico la perché va di moda la Cortellesi, perché ha fatto capito, un sacco di incassi. Le università non sono la moda. Anche noi quando passeremo di moda non ci invitano più a dire le cazzate dall'assemblea della Fabi, questo è il punto fondamentale. Ma noi non andiamo di moda, te lo voglio segnalare. Non andiamo di moda, sì, un po' sì, meno della Cortellesi, non facciamo l'incasso della Cortellesi al cinema, quello sì, magari lo faremo, che ne so, nei teatri. Comunque, queste fiabe sessiste, l'attrice regista da record ha inaugurato l'anno accademico della Luis con un monologo sugli stereotipi contenuti nelle favole più conosciute. Adesso vi faccio qualche esempio, perché siamo veramente non alla pazzia, alla ultra pazzia. Gli esempi: nel suo monologo Paola Cortellesi si interroga sul ruolo che la bellezza ha giocato nella salvezza di Biancaneve e come a salvarla sia stato l'intervento del cacciatore prima e del principe poi. Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza, ha detto così, una cozza, il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso? Ora io dico, ragazzi, dalla platea della Luis, tu te la prendi con me, io mi sarei aspettata di dire ma vaffanculo, ma un sano, fuck off, ditelo all'inglese, ditelo in modo più gentile, non come lo dico io, ditelo alla Barisoni, ditelo in qualche modo, ma non puoi dire siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso. Io non so se fosse ironico questo, perché da qui non traspare, me l'andrò a procurare, dalla Luis mi daranno il file audio se non l'hanno già soppresso perché si vergognano di quello che hanno fatto vedere. Ma figurati. Poi figurati. Aspetta un attimo, perché il principe ha bisogno di una scarpetta per riconoscere Cenerentola? Non poteva guardarla in faccia? E poi, chi è così ingenuo da fidarsi di una strega? Perché c'è anche la strega sotto accusa, attenzione, in quanto donna, la strega della favola di Biancaneve. Le donne nelle fiabe possono essere più facilmente personaggi negativi e terrificanti, come l'immancabile strega, piuttosto che capaci di determinare positivamente il proprio altrui destino. Cioè, questo è successo alla Luis, che hanno detto che la strega e la figa come, che poi come nascono e non vanno bene, deve essere una cozza, perché altrimenti se tu salvi una persona non la salvi, perché e allora tu però devi avere il coraggio di dire con me Luis hai sbagliato, hai fatto una cagata. No, devi dirlo, no, perché tu stai insegnando ai ragazzi che vanno a Luis chi è il simbolo che tu stai parlando del grande professore, di quello che ce l'ha fatto, dell'imprenditore che ce l'ha fatto, no, di una che ci spiega che il problema di Biancaneve è che è bella. Sì, cioè purtroppo. Gli studenti entrano in quell'università e stanno pensando questa cosa qua, e non sono solo quelli della Luis, sono quelli di Harvard, sono quelli dell'MIT. I tuoi figli li devi mandare in Corea del Nord con l'unica possibilità che c'hai, un cattivo con questa platea abbiamo parlato di ESG milioni di volte, non abbiamo parlato sui rendimenti, abbiamo parlato di gender gap, non abbiamo parlato, abbiamo perso il senno della ragione, e la nuova generazione, tu fai finta che questa cosa non sia, la nuova generazione studia con questo cliché, non c'è uno che va là e gli dice guardate, vi dovete fare un mazzo così, vi spieghiamo dove vanno le cose, no, c'è uno che ci spiega che il problema è che Biancaneve è bella. Lo so, che te ma il problema è della Luis, non degli studenti. No, il problema è della Luis. Ma non mi puoi spingere ad attaccare la Luis, non posso attaccare la Luis. Allora, non vorrei attaccare la Luis. Non voglio attaccare la Luis. Attacco la Cortellesi perché dice un sacco di minchia. Ma la Cortellesi è stata invitata da qualcuno. Vabbè, dai. Quando Leoni verrà licenziato, perché verrà licenziato? Perché ha invitato Porro e Cruciani. Non è che ci siamo materializzati qua. È stato. Leoni, chiaro, Leoni ci ha portato qua. Che potrebbe noi farci diciamo causa. Cose che condivide Leoni. Perché dici potrebbe farci causa. No, voglio fottere Leoni. Potrebbe farci causa la Luis, Sapelli. Sapelli. E poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Saluti. Il caso Fedez. Fantastico. Sì, no, ragazzi, non dite no, perché tutti ne parla tutta Italia. No, non solo i giornali, ma tutta Italia parla del caso. Ognuno di voi si è fatto un'idea di quello che è successo. Ora io dico, purtroppo ha ragione Gramellini. Devo dire purtroppo, perché Gramellini non è un mio... Prima pagina. Purtroppo oggi ha ragione Gramellini. Quando dice che il signor Fedez ha fatto la sua fortuna insieme alla moglie sostanzialmente grazie al brand.
grazie alla presenza, grazie ai media, grazie alla comunicazione. E non si può stupire se sotto casa sua vanno a fotografare o a filmare pure il cane che fa la cacca. È evidente che quando tu di notorietà ferisci, inteso nel senso di, capisci, di notorietà ferisci, puoi anche perire di notorietà. Dunque non puoi rompere i coglioni se una telecamera si piazza sotto casa tua perché vogliono strappare la fotografia, vogliono strappare l'immagine, vogliono la smorfia di Chiara Ferragni. Uno può sembrare tutto ridicolo, ed è ridicolo il fatto che uno vada a fare, anche tu l'hai fatto magari, con Quarta, hai mandato la tua telecamerina con Quarta Repubblica a prendere la smorfia della Ferragni che esce da casa, non l'hai mandata? E c'avevo poche truppe, non potevo spenderne una. Ah, però se no l'avresti fatto. E allora qual è il problema? Io non riesco a capire. Poi se la piglia con col povero Pozzolo, quello del pistolero. Vai. Allora, ci sono due cose su questa roba. Oggi tutti i giornali parlano evidentemente del caso Fedez perché c'è un'ipotesi. Tra l'altro dobbiamo stare attenti perché ci sono due elementi che a me fanno impazzire di questa vicenda. Primo elemento, il fatto che ci sia un fascicolo aperto in una procura vale anche per me per Barabba, non vuol dire che la persona in quel momento è colpevole. Ed è una cosa che noi non ce la togliamo dal cervello. Mi sarebbe molto piaciuto oggi che qualcuno potesse scrivere che la Ferragni, che io detesto, non è neanche imputata, perché il PM Fusco potrebbe decidere di archiviare tutto, perché truffa aggravata è una cosa pazzesca, e quindi il garantismo si deve esercitare, secondo me, soprattutto su quelli che ti stanno sulle scatole. Siccome a me mi sta sulle scatole, sarebbe molto carino perché dire... Perché ti sta sulle scatole quella Ferragni? No? Te lo dico tra poco perché mi sta sulle scatole, perché lei ha dovuto unire i soldi che sono sacrosanti. Ah, in questo caso dici? No, non in questa vicenda, in generale? Non si fa. Seconda cosa, l'altra prima questione, nessuno esercita più il garantismo. A destra, che in genere lo esercitano quando si tratta di problemi che riguardano la destra, se lo sono dimenticato. Sinistra non è mai stata garantista. Però, ragazzi, questa cosa della truffa bisognerà dimostrarla, e soprattutto per il momento non è dimostrato nulla, e non c'è niente. Ah, io lo dico... Però Nicola, ci sono due cose, però scusami un attimo, non sarà dimostrato niente, ma chi se ne frega della truffa? No, ma c'è il problema... Però c'è una cosa fondamentale. 104 procure che indagano. Vabbè, sì, qui, 104 qui c'è procure. L'accanimento delle procure per visibilità, perché visibilità mettono in piedi un procedimento. Ma è una roba pazzesca. Però uno ha due possibilità per fare beneficenza nella vita. Io dico, io non faccio beneficenza e me ne fotto di fare beneficenza. Lo posso dire perché io non sono come quelli che dicono faccio beneficenza, eccetera. Per me la beneficenza, io ho letto degli straordinari saggi liberali, io sono liberale ma non mi drogo, come dici tu, perché tu dici che tutti i liberali... Tutti droghi. Tutti si drogano, io non tutti mi sono droghi, mai drogato. Io mai. Ti droghi. Io porto degli occhiali che sembrano degli occhiali da drogato, ma sono degli occhiali da vista. Prima l'ho dimostrato davanti alle ragazze là dietro. Sono degli occhiali per vedere. Vai a dire. Non mi drogo. Però la questione fondamentale è un'altra. Che la beneficenza si fa solo in due modi: o dichiari il tuo compenso che prendi per fare pubblicità e dici il 30% va in beneficenza, il 40% chiaramente prima, non dopo quando sei costretto a farlo o in maniera un po' finta, oppure metti la faccia senza prendere un euro. Ci sono due modi per fare beneficenza. Cosa che le... Oppure non farla, il resto è una, allora, è una presa in giro e serve a fare marketing. Spesso la beneficenza fa bene soprattutto a chi la fa. Va bene. Non a chi la riceve. Va bene, va benissimo. Totalmente d'accordo con te. Non ti contesto questa cosa. Ti contesto l'accadimento giudiziario. Io la detesto proprio per queste cose che stai dicendo tu, cioè l'esibizione non solo della beneficenza. Quando Fedez prende una Lamborghini e va a dare 1.000 euro a 5 persone, ti sembra un bel gesto? A me non mi sembra un bel gesto, poteva evitarselo. Il secondo aspetto mostruoso di questa vicenda, che si collega alla Luis e alla Cortellesi, il problema della Ferragni è Fedez. Cioè un maschio non ha alfa che vuole difendere in maniera grottesca perché la moglie. Perché non alfa? Beh, perché non ha quest'aria di Putin. Beh, ma che te frega, scusa. Ma meno male però. Beh, tu non vedi uno che sta nudo a cavallo, che frusta i cosacchi. Meno male però, dico io meno male, scusami. Cioè, nel senso... ma mica è un giudizio di valore, può essere un... cioè esiste il beta, il gamma. Vabbè, d'accordo. Mi sembrava che tu avessi... Che si arroga il diritto, e l'ha fatto due volte, di difendere la moglie. Stai buono! Vabbè, sono affari loro. La Cortellesi doveva andare alla Luis, doveva dire, le donne sanno difendersi anche da sole, e le donne, se hanno commesso degli errori, si difendono da sole. No, perché lì c'è il pregiudizio. No, c'è il pregiudizio. Ma non è, e lei non può parlare perché è indagata, e lui parla. È l'atto più maschilista e coglione che io ho visto fare. Non ne azzecca una. Dice la Ferragni, fa male a fare la pubblicità, e c'è il maschio che deve difendere. Invece noi siamo qua con la schwa e non ci prendiamo di quello tutto tatuato che vuole difendere la moglie, che fa un casino dietro l'altro. Moglie più ricca, più intelligente, con maggior successo che del marito, è questo che gli erode. Io ho un elemento psicanalitico in questo, e quindi secondo me oggi ci vorrebbe Crepé sui giornali che spiega a Fedez: tua moglie
è fica e si difende da sola, anche se ha commesso degli errori. Che c'entra? Ma quella è indagata e non si può difendere, lui è, no, lui parla, lei si può difendere e si difenderà. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Dico già, andrà da Fazio. Sì, probabile. Sicuro. Pure il Papa ci va, figurati se non ci può andare Fedez che in Italia conta. Ci va prima il Papa e poi lei, cioè la puntata di Fazio ci sarà il Papa e dopo il Papa lo dovrà dire. E adesso Ferragni! Adesso non c'è invidia, eccetera, ma di solito il Papa parla con Dio, non è che parla con Fazio, ormai c'è un canale diretto con Fazio, non sempre. Con Dio. Cioè... Vai, poi ci sono cose... Vabbè, allora la cosa incredibile, scorrendo sempre... Però parliamo anche di cose serie. Corriere della Sera, no, cose serissime, la doggy bag. Dai. La doggy bag, io sono avvelenato da 3 giorni con la doggy bag, parlo solo di doggy bag. Ho chiamato questo deputato, leggo perché c'è i giornali oggi se ne occupano, il dilemma della doggy bag, il PD. Corriere della Sera una pagina intera, questo per farvi capire, il dilemma della doggy bag, dei ristoratori contenitori obbligatori per portarsi a casa gli avanzi, la proposta di legge antisprechi, sanzioni fino a 125 euro, mi voglio inginocchiare. Caro Silvio Berlusconi, sei nei cieli. Santo Silvio, io ti ho sempre adorato. Io non credo, io sono ateo, non credo al di là. Io credo che qualcosa in te si possa risvegliare. Un deputato di Forza Italia, uno che tu hai cresciuto, uno che tu hai pasciuto, uno che tu hai fatto eleggere in Parlamento, ha presentato un disegno di legge, te lo chiedo per pietà, intervieni, io non ci credo, però... pensa di intervenire un deputato, un tuo deputato, per rendere obbligatorio, per rendere obbligato, so che blasfema sta cosa ma me ne frego, rendere obbligatorio la doggy bag, rendere obbligatorio con multe ai ristoratori la doggy bag, ti prego intervieni e poni fine a questo scempio, hai ridotto Forza Italia a un partito che presenta un disegno di legge per rendere obbligatoria la doggy bag, ti prego intervieni, sei stato un dio, basta, non ne posso più. Il dilemma della doggy bag, io ho trovato oggi questa sui giornali, sono impazzito, per riassumere, ve l'ho già riassunto in questo piccolo sketch che mi è venuto spontaneo, non era preparato, devo dire che sennò Dominici se mi ammazzava, se io lo dicevo prima. No, posso dirvi che la cosa incredibile è questa, che un deputato, io capisco i Verdi, dice Bonelli, presenta un disegno di legge, il leader dei Verdi, sull'obbligatorietà della doggy bag, dice vabbè, l'ha detto Bonelli, la Schlein parla di fascismo ogni giorno, può metterci in mezzo pure la doggy bag, le due cose potrebbero andare insieme, però insomma, la Schlein presenta un disegno di legge, dimmi che, pensiamo che pagina, pagina Corriere della Sera, pagina 23, sì, un po' in fuoco, però tutta una pagina, apertura del Corriere della Sera, la doggy bag, eh? È una, ragazzi, io il cibo, quando lo lascio, tu hai detto l'altro giorno con me che la doggy bag, se lasci mezza bottiglia di vino te la porti a casa, io non ci credo, tu mezza bottiglia di vino, se non ti ho mai visto uscire da un ristorante, perché me la sono bevuta, tua moglie, interrogerò tua moglie su questo, io non ti ho mai visto uscire da un ristorante con un po' mi rode, a me un po' mi rode, io quando c'ho mezza bottiglia di Dom Perignon avanzata e non riesco a finirla, penso forse 120 perché solo euro, perché tiro del culo di pagare 200 euro per bottiglia, non però, la prendo mai, ragazzi, se me la offrono ovviamente, se ti offrono una bottiglia buona di vino a tavola e non la finisci, ti rode che non te la porti a casa. Ma no, ma non esiste questa cosa qua. Io la trovo scherzando, anche una cosa, sto scherzando. Io la trovo anche una cosa volgare portarsi la roba a casa. Adesso lo dico in maniera chiara, io non me ne frego di essere snob. È molto volgare portarsi. Comunque, rendere obbligatorio. Possiamo parlare di cose serie? Ma questo è serissimo. Un deputato di Forza Italia che perde tempo per una cosa del genere. Ma è una roba incredibile. Forza Italia è ridotta a questo. Un altro l'altro giorno ha detto che più taxi ci sono e più traffico c'è in città. È una cosa ridicola. Sì. Però invece, vabbè, andiamo avanti, dai. La cosa veramente seria. Però sulla Ferragni c'è anche questa cosa vergognosa, che adesso interviene la cosa più incredibile, che una volta che succede una cosa eclatante si deve mettere in moto un meccanismo per cui interviene o una legge o gli antitrust o l'anti questo o l'anti quest'altro, per intervenire con una legge, con un provvedimento che probabilmente non risolverà una beata minchia e due via la legge anti Ferragni, giro di vite sull'influencer. Adesso vogliono mettere un freno alla pubblicità occulta degli influencer, però solo quelli che hanno 1 milione di follower. Cioè, la truffa è possibile sotto il milione di follower, cioè sotto il milione di follower a 999.999 puoi dire le scommesse e puoi vendere le minchiate che vuoi senza scriverlo. Appena superi il milione, sì, ma rimortacci vostra. Io, dai. Ti vorrei segnalare che un deputato di Forza Italia, che non ci parlerà più neanche lui, ha deciso, ha detto: prendiamo dal cappello uno che potrebbe diventare il responsabile degli algoritmi in Italia, dell'intelligenza artificiale, un giovane esperto. Amato, hanno messo Amato.
amato. Sì, però posso dire, oggi i giornali fanno una polemica... Io non voglio fare il coso, ma Forza Italia, e lo so, Forza Italia, deve scegliere uno. Cioè, loro sono contenti perché nemico, quel giorno perché là... Perché dobbiamo rendere nemici Tajani oggi? Tutto no, ma Tajani è bravissimo, io non mi reggo... Io dico che Tajani dovrebbe controllare... Secondo me non sono manco Tajaniani, ma se tu mi devi spiegare... Io so che a voi sta simpatico Amato perché quel famoso agosto lì eravate tutti contenti a spiegare ai vostri risparmiatori, ai correntisti, per quale motivo gli era passato un po' dei soldi dalla banca e gli avevano tolti senza che si sapesse nulla. Ma Forza Italia, che fa? Il doggy bag, che si inventa le licenze dei taxi che non le vuol dare perché sennò aumenta il traffico, che sceglie Amato, beh, è una Forza Italia per cui veramente ti inginocchi tu, dovrebbero stare un pochino attenti, ma veramente dovrebbero stare un pochino attenti. Io ho riassunto tutto. Però il punto vero politico oggi non è questo, il punto vero politico è che siamo governati e abbiamo un'opposizione che stanno litigando, sia chi governa sia sul l'opposizione, fascismo. Stanno litigando sul fascismo. Bellissimo. Allora, è una cosa pazzesca. Il fascismo, oggi che c'è del fascismo? Ah sì, c'è i resoconti della... No, c'è un pezzo fantastico di Mattia Feltri. Sono 20 righe, il resto dovete buttare. Io poi faccio un po' di zuppa, tu fai la zanzara, per quindi io sono serio, serio. Ma insomma adesso... Serio. Voi leggete Feltri e Feltri è bravissimo, Feltrino, racconta di come Togliatti, e non sto a parlare di un pericoloso fascista, dicesse che il fascismo, se è un'opinione, non è un reato. Quindi in questa sala ci può essere qualcuno che si alza in piedi e dice sono fascista. È un'opinione detestabile per Feltri e per molti di noi che non sono fascisti. Ma lo può dire, può esserlo, se poi il fascismo lo pratica e quindi olio di ricino mena le persone e le manganella, beh, allora forse abbiamo un problema, perché questo non si può fare. Ma l'opinione esiste. Il fatto che noi oggi dobbiamo ancora discutere dei saluti fascisti e anche il centrodestra al suo interno per motivi elettorali che tra poco vedremo ha un po' di dubbi, è il grande tema per il quale, in questo io sono veramente complottista, non si vuole parlare delle cose serie e si vuole parlare sia all'opposizione sia al governo di robe totalmente fuori dall'agenda. Ma io di questo, io penso che ci sia una strategia su questo, io non sono in questo... La strategia è far fare i talk show come facciamo noi. Per me è questa la cosa, io sono sempre convinto di questa cosa. Perché bisogna dire le cose la verità, non bisogna essere ipocriti nelle cose. Queste cose servono anche a noi per riempire televisioni, radio. E io lo dico apertamente, intanto i dirigenti di Mediaset mi dicono ma che dici, tu parli male dei talk show? No, io non parlo male, mi danno un sacco di soldi, per cui perché devo parlarne male? Cioè, assolutamente, però sono assolutamente... scevro da ogni come dire, ideologia sui talk show. I talk show sono delle rappresentazioni teatrali, certo, che vanno in scena ogni settimana, ogni giorno della settimana, per tante ore a settimana. Alcuni di voi li vedono, altri di voi giustamente li snobbano, giustamente o no, ma sono delle rappresentazioni dove avviene il nulla. Noi siamo protagonisti del nulla cosmico e io sono contento però di partecipare al nulla cosmico, sono contentissimo, la vita è fatta anche del nulla cosmico. Il contratto dei bancari non è il nulla cosmico, la contrattazione sindacale dei bancari, discutibile, non discutibile, i vantaggi, i successi, gli insuccessi, le marce indietro, le marce avanti, sono tutte cose straordinarie, vere, reali. Noi siamo il nulla cosmico, ma nel nulla cosmico che produce pubblicità, per carità, fatturato, eccetera, eccetera, ma quello è l'obiettivo. L'obiettivo è mettere in campo ogni settimana, come fa lui, come faccio io, come facciamo tutti, delle situazioni teatrali. Poi all'interno di situazioni teatrali ci sono delle opinioni che noi diciamo, in cui crediamo, ma quello è un altro discorso. Nel complesso i talk show sono una grandissima rappresentazione teatrale in cui ci sono rappresentati diversi generi, sì. C'è il genere frocio, c'è il genere, scusate la parola ma io la uso, c'è ogni tanto il genere fascista, ogni tanto c'è il genere come dire, no, del lavoro, del reddito, a un certo punto andava di moda il reddito di cittadinanza straordinario, ma ne dobbiamo parlare noi, mi io facevo blocchi interi per settimane ripetendo le stesse cose identiche, dunque dovevo variare un po' i termini, una volta dovevo dire reddito di cittadinanza fa schifo, quelli stanno sul divano, sono dei parassiti eccetera, poi l'avevo detto la settimana prima, la settimana dopo che devo dire, allora mi invento un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di cosa, ma è così, lo sanno tutti, due cose dai, lo so perché io quando si parla dei talk show anche tu fai, dunque il saluto fascista l'hai fatto anche tu l'altro giorno, no, cioè, a Carenza. No, io pensavo al saluto fascista, no, il saluto fascista no, perché io non posso... questo è sicuro che non l'hai fatto, però tipo, l'hai fatto anche tu il saluto fascista di cui parla la Schlein, sì. Perché facciamo parte di questo circo, dunque inutile che ti metti a criticare la Schlein perché parla di questo, certo? No, parlare no, del fascismo no, non le porta nulla, non le porta nulla. No, la cosa la critico perché ragazzi, qui il punto fondamentale, oggi lo scriveva molto bene. Un minuto abbiamo. Abbiamo molto bene Cerasa, l'altra cosa bellissima che è il problema di questa sinistra. Che è successo? I carabinieri, che è successo? Orca. I carabinieri, che è?
Eccoci. Devi ringraziare qualcuno. Allora, no, messaggio di Sileoni: state esagerando, non potrete mai più venire. Ma d'altronde non ci sarà più un incontro della Fabi. Che cos'è? Che c'è scritto? Una cosa niente, per te? Non te lo posso far vedere perché giustamente danno queste cose alle persone serie, se no tu lo leggi veramente. E due cose che vi voglio dire. La pagina del Fatto Quotidiano che dice che è una cosa sacrosanta, che è quella che in teoria le intercettazioni dovrebbero non essere... No. La prima pagina c'è soltanto un pezzo di travaglio, perché lui legge soltanto i titoli, io leggo gli articoli, la differenza tra me e te. Travaglio fa una cosa stupenda. Travaglio scrive un pezzo da circa due anni. Non riesci nemmeno a dirlo. mancano 13 secondi. Ti è venuto il gargarozza, dice. Ha fatto una cosa, ha detto una cosa giusta, ti è venuto il blocco. No, sapete che cosa? Travaglio, come peraltro io, negli ultimi anni io ci scrivo tutti gli articoli per dire che è bravo Berlusconi, e Travaglio scrive tutti gli articoli per dire che quanto è bravo Conte. E però nell'articolo di oggi, oltre a dire che è bravo Conte, c'è un elemento straordinario. Ricorda che cosa era successo quando Berlusconi, appunto, si candidò da premier nel 2004 come candidato Presidente alle europee. D'Alema disse delle cose tremende, disse Berlusconi fa schifo, non ci si può candidare da premier come perché è una truffa nei confronti degli elettori, tutte cose di questo tipo, disse nel 2004 D'Alema di Berlusconi che si candidava, perché c'è un'incompatibilità tra il Parlamento italiano e la Presidenza del Consiglio e il parlamentare europeo. E fatta questa premessa, disse: dov'è oggi la Schlein che dovrebbe fare come D'Alema, arrabbiandosi che la Meloni si candida alle europee? No, la Schlein critica oggi Travaglio, e voi pensate che sia una bella critica la Schlein, non si lamenta di Meloni candidata alle europee perché anche lei si vuole candidare alle europee, quindi non potrebbe fare come D'Alema, quindi c'ha la codona di paglia e non può attaccare come fece bene D'Alema contro Berlusconi. Peraltro D'Alema lui l'ha distrutto in altre mille occasioni, perché poi si è scoperto che faceva il trafficante di armi. Sì, che mi hai annoiato con questa storia complicata. Fermati. Travaglio che dice che la Meloni diceva D'Alema è citato. Mi hai annoiato in maniera il punto fondamentale tale che tutto questo pezzo è fatto per dire quanto è bravo Conte che non si candida alle europee. Ma perché già in Parlamento non gliene frega niente a Conte di candidare. Comunque vabbè, mi hai annoiato terribilmente, hai annoiato tutti, vedi? Va bene, altra cosa. Hanno seguito, no, cioè, Sileoni, vieni qua che ti faccio due domande su dei temi fondamentali dei giornali di oggi. Stai buono. Mi metto lì. Sì. In braccio a Cruciani. No, questo. Io però voglio. No, sono ancora. No, tu mi devi spiegare una cosa. Tu mi fai una domanda a oggi è lutto, a Giuseppe. È lutto perché è romanista oggi. È romanista del lutto. Mi puoi dire una cosa? Per fortuna l'abbiamo. Posso fare una domanda a Giuseppe Cruciani? Prima però mi devi rispondere una domanda. Vai. Prima di rispondere alla domanda, oggi MF fa un titolo in prima pagina che è il seguente: banche americane. Tu non lo leggi, MF è un giornale finanziario. Non me ne frega niente. Utili boom, le banche americane, perché io voglio dire sono liberale, quello che sei tu, però utili boom 120 miliardi, solo JP Morgan ne fa 50. Io penso che quando una banca faccia degli utili io sono ben contento, sono felice di fare degli utili. Benissimo. Poi però dico, fra 3-4 anni, fra 5 anni, quando le banche americane mi spiegheranno che hanno combinato un casino sui prossimi subprime, non voglio che paghino i contribuenti. Come hanno fatto già fatto. Come hanno già fatto ora. Cioè, il punto fondamentale che mi fa impazzire da liberale, che pensa che veramente gli utili non sono il segno della avidità delle banche. Però dobbiamo anche metterci d'accordo, perché io sono passato per tanti banchieri che avete visto anche nelle vostri convegni, che riescono ad andare via dalle banche con 20-30 milioni, benissimo se si sono meritati, di liquidazioni, o banche che hanno fatto 120 miliardi di utili e poi dopo un paio d'anni saltano le banche, fanno aumenti di capitale, spesso vengono pagati dai contribuenti. Questo è un tema, e non sto scherzando, che un sindacato come il tuo, secondo me, se lo deve porre seriamente, perché oggi ci ricordiamo i 120 miliardi, fra 3 anni ci ricorderemo che c'è un problema sistemico se non salviamo le banche, o no? Allora, premesso che io... Solito, scusami, posso fare una premessa? Di solito le domande di Poro sono più lunghe delle risposte dell'interlocutore. Anche in questo caso ho fatto una domanda... No, ma io adesso, siccome lo conosco bene, però voglio arrivare... Allora, non fare bene che quello che tu dici, anche perché la storia americana del settore bancario, purtroppo negli ultimi 20 anni si è ripetuta molte volte. Però io sono rimasto sorpreso, te lo dico molto chiaramente, quando tu hai criticato la posizione che io ho preso. Sì, durissimo sono stato. Rispetto agli extra profitti. Madonna, mi hai fatto arrabbiare. Non so, pensavo allora, che non mi invitassi. No, ma ti invito perché ti stimo in maniera infinita.
Ma il problema è un altro, il problema è un altro. Allora, intanto per quanto riguarda gli extraprofitti delle banche, tu sai bene che le banche dei paesi del Nord Europa da sempre applicano il 2% sui tassi attivi, sui conti correnti, e il 6-7% e il 3-4% al massimo sui prestiti. Tu questo lo sai bene, perché hai fatto anche il giornalista economico. Hai detto bene, hai fatto il giornalista economico. Che costava poco, intende. Si guadagnava troppo poco a fare il giornalista economico, esatto. È passato al cabaret. Scusate, ho interrotto questo vostro idillio, perché è un idillio, no? Io ti stimo in commensurata. Allora che gli devo dire? Scusami se ti ho attaccato, pensavo che non mi invitassi. No, ma che gli devo dire? Fate lingua in bocca direttamente, cioè, e così ci togliete dall'imbarazzo, dai. È una cosa imbarazzante. No, invece sono rimasto... Vabbè, dai avanti. Sono rimasto sorpreso, ma non negativamente, però sono rimasto sorpreso, perché Mediolanum è una banca seristica molto seria che noi abbiamo sempre stradifeso. Mediaset, sai quello che penso di Mediaset, perché ha dato lavoro a migliaia e migliaia di persone, non si può parlare mai assolutamente di Mediaset. Noi, in modo particolare. Non potremmo mai. Io invece sono rimasto sorpreso che un liberale come te non abbia in qualche modo colto il vero senso di quell'intervento. Sarà fatto di chetamina in quel momento. Cioè, l'unica nazione in Europa che da zero sul conto corrente, quei correntisti che tu spesso hai giustamente difeso, e pratica tassi alti sugli affidamenti di prestiti mutui, l'unica nazione in Europa doveva giustamente pagare un prezzo anche per quanto riguarda il discorso degli extraprofitti, perché era fuori mercato. Non perché c'era da penalizzare Mediaset piuttosto che Mediolanum, perché era fuori mercato. Quando Patuelli dice le banche già pagano tante tasse, questa sarebbe un balzello in più. Io credo che dica una cosa che in qualche modo la lobby delle banche gli costringe a dire. La realtà è che se tu pratichi lo zero e incassi il 6-7% sui prestiti, hai un dovere sociale di dare un contributo. E lì sono rimasto sorpreso, perché tu in quel momento questo aspetto non l'hai voluto cogliere, non è che non l'hai colto, perché a te non ti sfugge niente. Aridaie. Mica devo replicare. No, replica. È veramente imbarazzante. Cioè adesso state veramente facendo un TikTok su una cosa degli extra profitti. Datevi ragione. Siamo su posizioni diverse. Ma no, ma io. Io mi ricordo perfettamente. Alla fine lui è disposto anche a venirti incontro, purché. No! Basta che lo inviti l'anno prossimo. Ma io lo invito sempre, guarda. Quella fu, guarda, io mi ricordo perfettamente, perché non ero fatto di chetamina, ma ero fatto di, familiarismo. L'hai fatto sulla zuppa di porro. Ho fatto la zuppa di porro, mi ha chiamato la Meloni, mi ha detto sei scemo. E io ho detto, guarda Giorgio, Presidente, lei sta sbagliando su questa cosa di extra profitti, perché ci sarà una ripercussione sui mercati, è una cosa che non è stata concordata, e è un'imposta in più. Io non tolgo e non dico quello che tu stai dicendo, non l'hai colto questo, mi stupisco. Il fatto che le banche se ne siano approfittate e siano state molto lente nelle adeguare i tassi è fuori di dubbio, di ogni dubbio. No, io posso il dire, punto posso è, dire, fammi finire, che bisognava prendere 4-5 banchieri, ne bastano due, caro, e un sindacalista, gli si mette intorno al tavolo e gli si dice, una banca peraltro, by the way, è loro, cioè del Ministero. Quindi al Ministero lo prendevano e dicevano, scusami bello, non fare lo zero, fai il due, no? Una di quelle banche. Ma tu lo sai che io... Aspetta, vi metteva intorno a un tavolo, invece di fare questa cazzata che rende zero e ci ha dato un senso internazionale di quelli che fanno le cose delle pecionate, li metti intorno al tavolo e dici, senti Messina, senti Sileoni, senti Orcel, mettiamoci d'accordo, possiamo continuare così. Non è stato fatto, perché Messina partecipa a una commissione e dice, noi siamo disponibili anche a dare dei soldi, lo fa a maggio, te lo ricorderai. Sì, e l'ha fatto anche dopo. Non si fa una roba di notte all'amato, ti metti d'accordo. Quanto ha reso la tassa sugli extra profitti? Vuoi saperlo?
lo sai meglio di me? Sì. Quanto ha reso? Zero. Zero. Allora, l'ha fatta bene o l'ha fatta male questa cosa? L'ha fatta malissimo. Doveva prendere tutte le banche e gli doveva dire: mettiamoci d'accordo, date più soldi. Scusatemi, ditemi una cosa, siete andati a controllare adesso quanto sono aumentati i tassi di interesse delle banche che loro volevano punire con gli extra profitti? C'è un osservatorio che mi dice che adesso sono tutte al 3%? Ci sono conti di deposito che stanno togliendo soldi alle banche tradizionali, o che le banche tradizionali stanno facendo. Ci sono BTP che la gente, ci sono deflussi della Madonna perché rendono il 5%, non ha ottenuto quello che tu giustamente pretendevi. Questo io dico, il mezzo dell'imposizione di notte è una stupidaggine da un punto di vista pragmatico. Sì, ma quella è una questione politica, quella te la devi... È bravo, quella non è... Ma quella, te la... ma quella se la, bravo. Deve... se la deve vedere Giorgetti con la Meloni. A lui interessa, bravo. A lui interessa il principio, possiamo, esatto, metterci d'accordo? Grazie che mi difendi. No, ma è così, no? Io sto senza principio. Sapere... Perché senza sapere un cazzo anche no. Perché io volevo farti una domanda che... Vai, fai la domanda. Fammi fare la domanda, posso dirimere la questione? Sì. Facciamo così, lui nella zuppa dice una cosa, a Quarta Repubblica ne dice un'altra. Almeno no, questa potrebbe essere la soluzione. Cioè, a Quarta Repubblica questo, viene più incontro. Viene continuamente. Viene più incontro. Nella zuppa dice... Però io ti devo fare una domanda. Io dico, adesso appena vedo Crucianigra te lo chiedo. Tu mi dovresti spiegare che fine ha fatto il demone scimmia. Demone scimmia. La demone scimmia, so che alcuni di voi non lo sanno, è un protagonista di un... Che era meraviglioso. Era meraviglioso. C'è uno di quelli che si chiamano freak in America, protagonisti di grandi trasmissioni in America. E lo scovammo perché chiamò da un manicomio, cioè da un manicomio, da una clinica psichiatrica dove era ricoverato per aver tentato di dare un'accettata a un suo vicino. Peso circa 200 kg. All'epoca pesava molto, ascoltava ogni giorno la Zanzara dentro questo ospedale psichiatrico e a un certo punto ci chiama in diretta e ci fa sentire la voce di un assassino criminale che aveva sterminato la famiglia accanto a lui. Ti passo al telefono uno che ha sterminato la famiglia in diretta, ti giuro. Ci passa al telefono questo che... Devi sapere che all'interno di questi, che non ci sono più i manicomi ovviamente, di queste cliniche psichiatriche, ovviamente teoricamente alcuni non possono avere i telefonini, perché non è che un criminale che ha sterminato la famiglia lui ce l'aveva a disposizione. No, ce l'aveva lui, lo ha passato a quell'altro. È successo un casino interminabile perché chiaramente questo qua non poteva passare il telefono a un altro che ha cominciato a sbraitare delle cose assurde. Dopodiché abbiamo iniziato una lunga epopea di racconto di come questo qua è uscito fuori dal suo uso di droghe e poi si è perso nel nulla. Adesso non so dove sia ricoverato di nuovo. Vabbè, Oare e Sara, potete salire sul palco nel frattempo, perché comunque è vivo e lotta insieme a noi. Questa è la Sara.